E niente, Barra è diventato un fotografo. Continua a farti foto così. Fa foto. Adesso me le metto qua. Ci sta una sequenza di foto che Barlo mi ha fatto. Sigla! Merda! Benvenuti da Fada e Barlo, figli della merda! Vi passami sul cazzo, è un felice regresso a tutti voi dagli Arcade Boys! Non hai detto figli della merda? Però mandato la sigla! Sì? Ti metto il cazzo in faccia. Non voglio il tuo cazzo! Che schifo! A proposito di cazzo allora. In faccia! Vedo! Adesso collegami il tema e cazzo in faccia, voglio il nesso. Io non so, quella sera in cui tu e Tedua siete scomparsi. Sto pezzo di merda è quella mummia della sua ragazza. Andiamo al party VIP, c'era pure Tedua, arriva da me. Barlo, dai che adesso vanno via i babbi di minchia e Ciumbria chiama a merda. Io no, mi dispiace signor Tedua, non posso signor restare. Tedua? Sì, perché sono Tedua. Rispettoso. Ho capito. Mi dispiace signor Tedua, io non posso stare perché quel minchia di fa della sua ragazza all'1:15 vogliono andare a casa, che sono vecchi. Però vuole andare a vedere i trai. Sto corriendo fino a Bologna. Ti chiamo in abate e ti faccio picchiare. Perché sei fascio. Com'era? Emo. Stai piangendo, sto lavando via il tuo sangue. No, non mi ricordo, ma non era in abate. I Wretched. Wretched, belli Wretched. Eh sì. Non conosci le canzoni, ma che cazzo vuoi? Ah, perché aveva le parole, non era solo. Ah, perché non conosci le parole. Ah, perché avevano anche le parole. Sono diventato nigeriano. È allora. Sono diventato di chi di chi. No. Comunque. Michele De Stefano. Comunque, Michele, vabbè, devi spoilerare adesso. Vabbè, poi la vedrete su Instagram TV. Stadi! Sigla! L'ho già mandata, è inutile, ma è andata. Quella no, questa è quella vecchia, quella. Perché chissà dove cazzo è finita quella. Cioè, raga, Tramo mi ha registrato la sigla per bene, tra un po' la tiriamo fuori. E poi Tedua cosa ti ha detto dopo? Perché lui è molto rispettoso. Sì, ha detto, parla. Ah, ma chi? Quel ciccione di merda con la mamma puttana. Ah, così ha detto. Quello all'1:15 sai perché va a casa? Perché deve andare a fare i bucchini al gatto. Non è vero, così, signora mamma di Tedua, io lo so che lei sta guardando, suo figlio non si comporta così. In giro, ma lui sì, sei una merda. Vai comunque, Tedua featuring Fashion Week Sofian. Sofiane. Chris Nolan. Sofiane. Ma Sofiane. È come si sta facendo. Allora, Sofiane. Allora, Tedua. Messier Tedua. Ma poi vedere quanto vai avanti a fare il coglione. Chris Nolan. Chris Nolan. Quanto? Chris Nolan. Fashion Week Remix. Remix. Featuring. Dai. Non va. L'oro degli H&M, eccolo lì. È 100% oro. Sì. Come cazzo fa a fare queste cose? Ormai? È spastico. Urla. Ma sono del Napoli questi. No. Sono i parigi napoletani. Sta alla valle la testa. Tigre è sempre. L'aveva preso una volta, l'ho dovuto rimettere. Mica, l'ho pagato un botto, fammelo usare. Dove il cazzo questi? Vabbè, Amico X, non fai i nomi. Passerella? Questa è trap, fica. Ehi, la macchina l'ha affittata lui però. Guarda, con le pensioni, case popolari, poi girano con l'ambo. Francia. Poi dici no, ma mi faccio un cazzo, adesso mi incazzo. Salvatore Rina? Guarda che merdoso che rida. Dimmi qualcosa adesso. Mamma mia. Zitto, non voglio neanche fare. Cosa mi fa con l'imbuto quello? Bello che mi appoggio. Aspetta che adesso dicono che ha scherzato e in realtà sono tutte brave persone. Questo è un commercialista, vede. Fa quadrare i conti, vedi? Anche loro, la cassa è brutta però, Tedua. Fighissimo. Ecco perché adesso ha un senso. Bella sta giacca, Tedua, ti preferivo versione ghetto, Io ci terrei a precisare che voglio incazzarmi tantissimo adesso, vai. In Francia uno degli sport nazionali è la kickboxing, la savate, che è proprio la box francese, sì. Che è molto simile la a...
No, la Savate. O Savate. Ah, Savate. Savate. Se non sbaglio, quindi... c'è un'amica mia che si chiama Lucrezia Savate. Sì, ma non è un'amica, è un po' una cosa. Una cosa. Ma, the things. Della cosa. Stranger Things. Sì, strana. Tutto strano. Vai. No. Non so come uscire. Fatto anche gli anni, non gli ho fatto gli auguri apposta. Adesso mi scrivi cagare. Perché lei non mi ha fatto gli auguri a me. Apposta. Sì. Cosa vai? Sei tu che devi incazzarti. Adesso mi incazzo. Perché io da quanto tempo vi dico che Tedua mi piace un botto. Questa è la canzone più bella di Tedua, a mio avviso, finora. Ma della sua storia. L'avevi già sentita però nel disco, eh? Ma col video ha un altro impatto. Tedua spacca. E non ci sono cazzi. Tu dici così solo perché lei che il culo a Fedez. Ma la cosa che spacca di più è il fatto che abbia scelto un featuring con un tizio francese. E si vede che non è una roba pagata da etichette questa. Perché il flow è simile, le metriche sono simili, i contenuti sono simili. No. Non fa i nomi, non dice fa da spaccia i chili, fa un amico X in cella. Non è che sarà il quacquera. E io mi incazzo perché quando la trap italiana vuole copiare la trap francese e diventa soltanto ridicola con sti sicchi, ste minchie, sti cazzetti di merda messi in giro. E poi vaffanculo, vedi la scena francese. Sofian lo conoscevo di nome perché i miei fratelli lo ascoltano un botto. E mi dicono sempre di ascoltarlo. Io purtroppo. Algerino, non, capendo la non capendo il francese. Poi mi gira il cazzo quando dico il ragazzino italiano vuole fare quello, non vivendo quella situazione, non avendo quel tipo di attitudine reale. Ma poi e mi girano qua, i coglioni. Il loro sogno nel cassetto è essere un ragazzaccio di strada. Quando poi minchia lo metti lì e si caga addosso in un angolino e sta pure zitto. Che guarda che chi fa la vita di merda ha il suo sogno nel cassetto e fare la vita normale come tutti i cristiani. Da qualche settimana è uscito il mixtape di Chiave. In realtà Chiave in questi ultimi mesi ha portato avanti un progetto nelle carceri italiane dove faceva rap a scuola di rap ai ragazzini delle carceri. Il mixtape è uscito. Però scuola di rap sembra una cosa pretenziosa. In sì. realtà faceva sfogare i detenuti facendoli, insegnandoli i rudimenti del rap, dandogli qualche dritta, ma soprattutto dandogli un'evasione, concedetemi il gioco di parole, attraverso la musica e il rap. Il rap è l'unica musica che chiunque può fare, perché devi solo parlare, non devi neanche saper cantare. Musica parlata, il rap alla fine. Se mai ci aveste ragionato sopra vi accorgereste. Comunque il disco è uscito, se volete sentire di che tematiche parlano i ragazzi, è qua sotto, potete scaricarlo. Ecco. Intanto andiamo a vedere il testo, perché sono molto curioso di sapere cosa ha detto il ragazzo. Sì, Tedua lo pisciamo, perché tanto l'abbiamo capito. Tedua abbiamo capito abbastanza. Sono tutti incasti da malandrino, figo però. Oddio, mi è uscita la pubblicità di Lolo che fa molta più paura di tutti quei poi francesi. Ne faremo una puntata per la pubblicità di Lolo e per il fatto che a noi va bene che le pubblicità vengano fuori. Ma poi fatevi conti di quanti plays fa con tutte le volte che esce una pubblicità di Lolo. Ah. J'avais fumé la chaîne. Ah, ma non c'è. Allora, j'avais fumé le chien, quindi provo a tradurlo con Google Translator. No, voglio fumare il cane. Fumo a cazzo di cane. Ma non è così. Ma che traduzione è? Fumo a cazzo. Allora, hey, Smoke the Dog, vedi, fumerò il cane, il bambino e la ragazza. Ah, ok. Sarà un gioco di parole che hanno lì. Ti fumo tutta la famiglia. Ti sì, fumo. Sì. Passando la porta, la vittima che è pallida, quindi sbianca la vittima. Ok. Tedua è il pappagallo quadrato affrancato. È un pappagallo affrancato. Vabbè, Google Translate numero uno. Come non corre e l'Italia settentrionale, hai capito? È l'Algeria, nervosa come Gattuso. Sai che è lì in Milan. Ho intenzione di sposare il suo asino. Ho messo l'anello sotto il perizoma. No, aspetta, c'è un problema con... Saranno slang che... Sì, esatto, esatto. Vabbè, tutti gli uomini calibrati sono di boss o di king. L'atmosfera è rosso-nero, Milano soul king. Perché fa tanti... parallelismi col calcio. Soprattutto con Milano che è pieno di morrucchini. Il giorno più felice della tua giovinezza, te lo stiamo rovinando. Okay. Sorelle dietro a grandi natiche nascoste. Ah, quindi abbiamo le nostre. Hanno il culone, fregne. Okay. Sto aspettando un test. Per tua madre, che sottolineiamo. Io, il mio uccello, ho confessato che tutti lo sapessero. Vabbè, mi ha detto un cazzo. Ho che capito. Chiamo tua mamma. Spero che sia così, se no è tutto slang e noi non lo sappiamo. Sì. Se qualcuno avesse la traduzione, poi me la scrive sotto, cazzo. La leggiamo meglio. Controllo di Gennaro che colpisce Baggio. Vabbè, quella è tutta la roba del cazzo. Perché loro ci stanno in fisico col cazzo. Sì. Tasto rosso sulla squadra scoppiata in piaggio. Vabbè, ic. Contro i miei praticanti. Ah, quando ha dato le due gomitate. Okay. Pungolo di Boncar come le casse del Vaticano. Riempi la macchina di Salvatore Riina che esce dalla palla. Sai che ho battuto di Cristi Martella. Ho un amico di Cristi. Vabbè. Sono sicuramente giochi di parole e vabbè, è un po' come il testo di Tedua. Allora, è sì. molto malandrino. Vabbè, io da quello che ho capito sentendolo prima, leggendolo non ho capito un cazzo, e sicuramente il translator deve cambiare il translator.
Sì. Però ha fatto un sacco di parallelismi con Milano, con la scena, con i mafiosi italiani, con i calciatori italiani. Bello che lui dicendo abbia... io vengo a Milano e sono tutti o boss o king. Il tipo rappa, è forte. Sì. Tedua gli è stato dietro un botto. Cioè, molte volte ho sempre paura che noi ci... No, ma Tedua ha il suo stile, capito, un po' particolare. È figo. Ok, rap da malandrino, ma come sempre che strizza l'occhio a un problema reale. E non a un faccio al malandrino perché devo essere malandrino. Esatto, perché anzi, poi Fashion Week dice: sì, vabbè, io comunque vengo da lì, ti posso anche raccontare di ste cose. E adesso se mi vedi in Fashion Week è perché voglio cambiare vita, voglio fare lo step di arrivare a fare il sure in giro, non ancora a vendere i 5 euro di fumo come i barboni. Infatti, e non me ne frega più un cazzo di andare in giro a fare il barbone, a fare il malandrino. Vengo da lì, quindi so stare al mondo. Infatti Tedu è molto rispettoso anche quando si approccia con le persone. Lasciate stare quando parla di Fada, perché lì ha ragione. Ma non è vero, non l'ha mai detta quella cosa. Ti posso giurare su Dio e su tutti i santi che io ti posso raccontare la scena con Federica. Mario si sbracciava per salutarmi, io cercavo di avvicinarmi per salutarlo e Fede non capiva un cazzo, si era messo in mezzo ai coglioni. Le faccio: senti, fammi salutare Mario. Vado a salutarlo e fa: ma ti ho disturbato, scusami. Per me una cosa del genere, se lo fa con me che non sono nessuno, lo fa con tutti, secondo me è proprio un altro livello. Tu non hai visto le storie dopo che sono andati via che faceva? No. Andava tutti: oh raga, fa da merda, tutti fa ma da merda. Ma non ha detto così. Sei un merda, Tedua, sei un merda. Sì. Raga, vi salutiamo. Purtroppo sembrano leccate di qua. Ecco perché mi volevo incazzare. Perché quindi... perché se quando dici bravo, dite che è bravo solo perché è vostro amico. No, qualcuno ha detto: ah, avete detto che OG il pezzo è bello solo perché è vostro amico. Allora, OG, i pezzi vecchi non è che abbiamo detto che erano fighi. L'ultimi ha fatto Samba Trap, lì anche lui. Ma perché si sta spostando di genere. E ci piaceva l'idea di rinnovarsi e non fare la trap. L'ultimo, che è Milano merda, a noi ci è piaciuto perché abbiamo capito cosa vuole dire. Perché anche a noi siamo a disagio a Milano. Ci fa schifo la mentalità di un certo tipo di stereotipo di milanese imbruttito, di questi rapper che fanno tutti gli arcoroni, underground, rapper malavita, e sono più fighetti delle fighette vere. Quindi a sto punto è meglio uno che se ne va al celebrità, che almeno so che è quello e boh. Oltretutto abbiamo scoperto che Bello Figo Gu si è trasferito a Novara. Ma va! È vero, breve, raga, ve lo rappiamo e ve lo portiamo qua.